Ciao a tutti, in questo video voglio presentarvi la EcoVL 480, una chitarra della serie Starter, è una forma che non ha bisogno di presentazioni, vado velocemente a elencarvi le caratteristiche e vi faccio sentire già qualche suono. Allora, la chitarra ha un corpo in tiglio, manico in acero e palissandro, e ha un profilo C, quindi un classico profilo per questo tipo di chitarre, 630 mm. Allora, vado veloce perché è una chitarra comunque di fascia economica e penso che sia più corretto farvi sentire direttamente come suona. Se avete bisogno di ulteriori dettagli vi linkerò qua sotto la pagina del sito Eco Music Group con la chitarra con tutte le caratteristiche. Poi se ci sono domande potete mettere qualche commento senza problemi, io vi rispondo come sempre. Allora, io questa chitarra in particolare la utilizzo molto con una delle mie band che si chiama Banda Rabà, dove facciamo un tributo alla musica ballabile dagli anni 50 e 2000, quindi con questa tipologia di pick up e sonora che adesso vi farò sentire noterete che è molto versatile ed è una chitarra comunque di fascia economica. Su questa chitarra rispetto alle altre che ho, tipo la S300 Relic, l'Air Relic, non ho cambiato assolutamente nulla, quindi è così originale come esce dalla casa, diciamo. Vi faccio sentire subito qualche suono pulito e qualche suono crunch, giusto per farvi sentire un po' come suona la chitarra. Allora, io col pulito tendenzialmente utilizzo molto il centrale, che sono i due singoli praticamente, e vi faccio qualche riff, qualcosa che magari è riconoscibile. Questa non ha bisogno di presentazioni, io la uso molto per questo tipologia di suoni sui puliti, anche su un discorso. Mi piace molto utilizzarla per fare queste cose qua, mi viene in mente Superstitious, no? Un altro esempio che potrei farvi, un altro pezzo che a me piace suonare sia chitarra bassa insieme. Mi piace molto questa tipologia di suono e anche ovviamente su un discorso col chorus magari. Mi piace molto utilizzarla anche in questo senso e se la cava molto bene comunque appunto con ritmiche come che vi ho fatto sentire prima e io la trovo molto versatile. Anche su un discorso magari di pick up al manico, coi puliti. La sento molto calda, mi piace molto come tipologia di suono. E quindi vado veloce coi suoni, poi magari verranno fuori altri video dove vi faccio sentire qualche assolino, qualcosa in particolare. Adesso proprio far sentire un po' la pasta sonora. E per quanto riguarda poi i profili che utilizzo del Kemper, anche lì magari farò un video a parte con diverse chitarre. Allora, per fare prima, i suoni crunch. Pick up al ponte. Anche col centrale lo uso molto. Qualcosa anche sul rockabilly. La trovo molto versatile in questo senso. Pick up al manico, ovviamente. È molto morbida, mi piace molto usare questi suoni crunch, non troppo pesanti, molto calda. E sui distorti ovviamente ha il suo perché. Pick up al posto. Quindi insomma ha il suo perché questa chitarra, è una chitarra molto economica, però comunque fa il suo dovere. Vi faccio un loop velocissimo per farvi sentire un po' un insieme di suoni. Centrale. Capo al ponte. Ok, giusto un piccolo esempio, giusto per farvi sentire un po' la pasta sonora, cioè non ho bisogno di fare dei video troppo lunghi su una chitarra che comunque è di fascia molto economica, ma meritava una piccola presentazione perché comunque io la trovo molto interessante. E per qualsiasi domanda potete fare un commento, potete lasciare un commento, chiedere come avete fatto anche in altri video, vi ringrazio di questo, iscrivetevi al mio canale perché pubblicherò diversi video con diversi modelli di chitarra eco anche in questi prossimi giorni. E io vi ringrazio e alla prossima.